Ciao ragazzi e bentornati su un nuovo tutorial di Emilia Builder. Come vedete il menù del giorno prevede la recensione di un dripper da 24, insomma, che secondo noi merita di essere recensito. Basso prezzo, ottima resa. Stiamo parlando del Peerless RDA. Come vedete, look e dimensioni, oringhe tenuta, deck, airflow, aroma e soprattutto il prezzo sono di tutto riguardo. Insomma, secondo noi è un dripperino che merita di essere acquistato e provato. Poi lo vedremo bene nel dettaglio. Ragazzi, poi questa è la settimana dopo il Vapitaly. Insomma, vi racconteremo un po' cosa ci è successo al Vapitaly, conoscerete l'uomo del liquido che è un grande personaggio, conoscerete da vicino il mitico uomo del liquido e insomma qualche foto del Vapitaly, qualche impressione, qualche ringraziamento a tutti quelli che ci hanno salutato, qualche ringraziamento particolare a qualche grande personaggio che abbiamo incontrato, insomma, e anche per oggi il tutorial si concluderà qua. Ok ragazzi, beccatevi il video e buon divertimento. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Oh, dopo il Vapitaly! Figa il Vapitaly! Oh ragazzi, qua c'è... Pass, espositore ragazzi! Exposition! Qua ragazzi... Allora, siamo stati al Vapitaly. Bello. Però adesso vi faremo vedere. Ci sono stati due modi di interpretare il Vapitaly. Adesso guardate queste due foto. Bene, avete visto le foto? Uno era il Sancho, e l'altro era l'uomo del liquido. L'uomo del liquido. Ha detto sì. Ragazzi, star dietro a Rattotti durante la fiera è stata un'esperienza mistica. Lui voleva provare tutto. Ha provato tutto. No, siamo andati davanti a uno stand di un espositore americano. Which is your flavor profile? Qual è il tuo? Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma che cazzo vuoi? Io ho detto: Ratto, di quello che ti piace. Lui era sudatissimo. Cioè, gli ha detto tutto. E continuava a svapare, tutto sudato. Allora, il suo ciclo era: svapate dalla Madonna ai banchi del corpo. Birre galattiche pisciate interminabili, è stato un ciclo così, cioè, hai capito? Per farlo uscire dalla fiera l'abbiamo dovuto stordire con un taser e boh, svapata la birra per pulire la bocca, la pisciata per scaricare tutto, e si è ricominciato. è stata un'esperienza mistica fantastica. Niente, non voleva più venire via, insomma, vi abbiamo fatto vedere due modi per interpretare il Vapitaly. Io niente, ragazzi. Ovviamente vi ringraziamo tutti quelli che ci ringraziamo venuti, tutti quelli che anche se era impresentabile, io ero schifosamente. Ciao, ragazzi. Va bene, grazie a tutti. Vorremmo ringraziare insomma Danielino, vorremmo ringraziare il Santone che, con cui abbiamo scambiato quattro chiacchiere, hanno provato le nostre coil, insomma qualcuno ci ha riconosciuto con grande imbarazzo da parte nostra, però è stata una bella emozione insomma. Va bene, insomma, qua vedete che abbiamo comprato un po' di liquame, qua. Qualcosina. Tutto a nicotina zero, perché adesso non si può più dire, tutto a nicotina zero, lo proveremo, il ratto se l'è già svappato tutto. No, vero. Lui l'ha già svappato tutto. Fino all'anno prossimo qualcosina. Sono passimo io su queste cose, ragazzi. Sì. Lui l'ha già svappato tutto. E niente, insomma, siamo. Solo quando le cose sono a macca. Solo quando una cosa è gratis, Rattotti abbonda. È vero. E svappava, tutto sudato. Quello ti piace, tutto. Ma è la verità. L'uomo del liquido, spettacolo. Niente ragazzi, oggi comunque vabbè, di foto non siamo riusciti a farne tante al Vapitaly, insomma vabbè, vi abbiamo raccontato un po' la storia, come sono andate,
Oggi però comunque faremo una piccola recensione di un dripperino del Peerless, che è il dripperino della Geek Vape, insomma vi faremo una breve recensione, alla fine la prova di svapo, eccetera, e niente. E poi insomma ringraziamo nuovamente tutti per averci... Grazie ragazzi. Vogliamo bene. Bravo Rattotti, l'uomo del liquido ha detto sì, va bene, ok. Niente ragazzi, recensione del liquido e poi recensione del dripper e poi l'uomo del liquido. Recensione del dripper e poi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ciao a tutti. Dopo ragazzi. Ok ragazzi, niente, siamo qua. Dopo aver parlato brevemente del Vape Italy e aver conosciuto da vicino il mitico uomo del liquido, adesso partiamo con questa breve recensione di un dripperino low cost, molto low cost, ma che insomma, secondo noi, rapporto qualità-prezzo ci sta. È il Peerless. Il Peerless Atom della Geek Vape da 24 mm, alto 32 mm alla sommità del tip, disponibile in varie colorazioni, tra cui nero, grigio, magenta, blu. Questa è la versione magenta, tamara al punto giusto, insomma, ci sta bene. Viene fornito nella confezione classica di Geek Vape, però ragazzi, insomma, il corredo è vario, insomma, abbiamo il classico mitico cacciavitino con tre viti diverse, abbiamo un capo aggiuntivo in Derlin con la regolazione dell'aria e dentro, ragazzi, troviamo questo mitico set di viti O-Ring, tra cui è disponibile anche il pin BF. Ragazzi, il pin BF di questo Atom, di questo RDA, una volta montato è veramente alto, cioè voglio dire, sporge dal fondo del deck praticamente della stessa altezza del deck stesso, di conseguenza il risucchio praticamente è impossibile, però una buona sconquata ti butta un sacco di liquido nelle coil, insomma, che verrà assorbito dal cotone, insomma, pin molto sporgente, ma insomma, sconcata abbastanza efficace. Questi poi lo vedremo. I cinesi si stanno accorgendo del BF. Sì, i cinesi si stanno accorgendo del BF e secondo me tra un po' metteranno il pin BF dappertutto, anche in una scatola di supposte ci sarà il pin BF. Ok? Niente ragazzi, adesso guardiamo il dripperino da vicino e continuiamo con la recensione. Ok ragazzi, ecco il primo piano del nostro dripperino della Geek Vape. Come potete vedere, anche questo dripper in pratica ha quattro fori in linea, cioè una configurazione che potrebbe ricordare un Twisted Masses. E anche in questo caso noi potremo, coil particolarmente larghe, condividere gli stessi fori di una coil e dell'altra nei buchi laterali più distanti, coil particolarmente piccole, condividere le gambe delle coil nei fori più vicini, oppure, come in questo caso, sfalsare le gambe che hanno praticamente tutti i loro posti diversi nei quattro post del dripper. Noi in questo caso montiamo delle Alien Standard, perché noi in pratica quando arriva il dripperino lo proviamo con l'Alien Standard 4 core di Nikon da 0, con 3 core di Nikon, grazie Sancho, con 3 core di Nikon da 0.4 mappata 0.12, perché diciamo così che è la build, insomma, un po' che conosciamo meglio, di grandezza media, cioè non troppo grande, non troppo piccola, insomma noi di solito li proviamo la build test per eccellenza. Ecco, la particolarità di questo dripperino è anche presentare questi due ulteriori fori in alto, che qualcuno ha detto per montaggio di coil particolarmente strette, però ragazzi la vite qua è passante, cioè la vite è passante, arriva anche nel foro sotto, di conseguenza serrare qua, boh, cioè sotto qua non è pieno, c'è una vite passante, di conseguenza secondo me per coil particolarmente strette bisogna trovare la maniera di far condividere i due buchi sotto, insomma, ok? Poi insomma se sono le Fragon coil che vengono messe in diagonale, magari per quello lì, sì, chi lo sa. Allora, il deck. Ecco, vediamo che è un deck particolarmente fondo. Come abbiamo detto prima, il pin del BF, ragazzi, guardando in prospettiva, sembra che il pin del BF, una volta montato, sia un millimetro più basso un millimetro meno alto, diciamo così, dell'altezza del deck. Di conseguenza, il risucchio non esiste, squoncate molto abbondanti, bisogna che ci sia del cotone, però ragazzi, mi sembra che l'overdrippata in questo dripperino sia abbastanza difficile.
Allora, il deck abbiamo detto che è un 24 mm, anche se lo paragoniamo poi con il deck del Goon 24, vediamo che lo spazio per buildare in questo dripperino è inferiore allo spazio del Goon di quasi 2 mm. Di conseguenza, dripper da 24, ma vedete che insomma le aglie ci stanno bene, ma una framed particolarmente larga, ecco, insomma, potremmo già incontrare qualche difficoltà. La regolazione dell'aria, come vedete, ricorda la regolazione dell'aria del Mutation X. Abbiamo la possibilità di coil singolo, abbiamo la possibilità di doppia coil, ed è una regolazione dell'aria un po' più ariosa, tutto aperto, del Goon, ma non eccessivamente. Cioè è un tiro d'aria piacevolmente leggermente contrastato, anche se è tutto aperto. Gli O-ring, ragazzi, noi abbiamo due O-ring qua nel deck, e se usiamo il cap in Derlin, che adesso non riesco assolutamente a tirare fuori dall'astuccio, troveremo un O-ring anche qua nel drip tip, che è rimovibile. E poi sia nel cap in Ultem che in questo troviamo un O-ring qua per la regolazione dell'aria. Gli O-ring sembrano buoni O-ring, non eccessivamente molli, non eccessivamente duri. Io di solito faccio la prova, prendo per il cap il dripper con sottomontata una bella box pesante e il cap non deve venire via. E anche in questo caso, ragazzi, il cap non viene via. Di conseguenza, la Geek Vape, insomma, sì, ha sempre fatto dei buoni prodotti. Dei buoni prodotti. Entry level, ragazzi, questo qua lo trovate a una trentina di euro. Cioè, voglio dire, è un ottimo dripperino, ok? Per chi si affaccia adesso al mondo del dripping, è un bel cominciare, poi colori anche simpatici, insomma, ragazzi, è un bel dripperino. Un difetto che possiamo trovare in questo dripperino è che appunto, qua ragazzi, io non so qua di che materiale è fatto, sembra alluminio, insomma, poi è molto vicino alle coil, abbiamo detto che è un deck, insomma, un po' più risicato nelle dimensioni, insomma, scalda un po', ok ragazzi, scalda un po'. Con uno swap un po' compulsivo, insomma, quel camino lì raggiunge delle temperature notevoli. Comunque, insomma, il dripperino ve lo... Ah, beh, poi, ripeto, aria buona e vaporosità della Madonna, perché quello che gli va riconosciuto. Vaporosità della Madonna, ragazzi, a Roma, secondo me, non è a livello del Goon, ok? Oh, logicamente, 30 euro, però, rapporto qualità-prezzo, è un prodotto che spacca. Buona aroma, ottima vaporosità, insomma ragazzi, adesso ve lo vedrete con la prova di svapo e la prova di svapo finale, ok ragazzi? Allora, la recensione l'hanno vista? L'abbiamo fatta. Le foto le hanno viste un po' misto, un po'. Ce l'avete mandato avanti, le foto le avete viste, un po' della build, un po' dell'automatizzatore, un po' di Liquid Man, un po' della fiera, un po' di tutto. Un po' di tutto. E niente, a questo punto prova di svapo. Abbiamo montato il dripperino, ecco, e c'era lui. E mi ha ragazzi, in fiera succedeva questo. Un altro aneddoto della fiera. In fiera, cioè, lui era sempre ai banchi del liquido, no? Sì, io vedevo, c'era lui tutto sudato che tirava, no? Tirava poi delle boccate di fumo, di vapore della Madonna. Lui diceva, vado a vedere che cazzo sta... Che hardware! Oh! Subtank, no. Figa, Subtank ci tirava dei tiri della Madonna, figa, dei lavori. Subtank era liquido misto cotone. Liquido misto cotone, li ha mandati in secca tutti. Infatti, quelli che tiravano dopo di lui, figa, secca patocca. Dopo del Liquid Man, figa, non cresce più. Dove passa il Liquid Man, figa, niente, non cresce più il cotone. Bando alle ciance, ragazzi. Allora, prova di svapo. Figa, è spettacolare. Ora, l'abbiamo dovuto finire. Ciccio, c'è dentro. C'è, dai, Liquid Man, tira. Liquid Man, com'è? Va bene,
Ti piace? Ma sì, gradevole. Ma adesso non lo molla più, eh? Non lo molla più. Manda in secca. E che lavoro, e che lavoro, e che schifo. Gradevole. Gradevole. Dov'è? Dov'è? Questo? Sì, sì. Vedi col tapponeo. Vedi col tapponeo. Ce ne abbiamo un po' di tutto. Però insomma dai, per 30 euro sembra che renda bene. No, no, 30 euro bene, dai ragazzi. Cazzo vuole, cazzo. Colore simpatico. Colore, guardate come sta bene sulla donna. Ah, no, è bello. Guardate come sta bene questo qua di Sanzetti, altro che ladrone, guardate questo qua di Sanzetti. Ne parleremo in un prossimo video. Prossimo video. Ragazzi. Prossimamente, prossimamente. Oh, vapore ne fa, gusto. Sì, poi sembra anche bello corposo. Bello, bello cremoso, no. Bello, bello. Cioè, ragazzi, oh, 30 euro passa la paura, 30, 35, insomma, dipende. Ah, anche questo ce l'ha dato Matteo di Svapo Planet, che ringraziamo nuovamente. Io dico, qualità, prezzo, cioè, ci sta tutto. Ci sta tutto. Ottimo dripper in tre level. Secondo me va molto bene. Sì, poi è anche carino, dai. Bello tamaro, infatti. Bello tamaro. È carino. Carino, carino, delle belle colorazioni. Sì. A me quella che mi piace un po' meno è la versione grigia, che è veramente un po' tristina. Non so cosa. È un po' grigina. No. Niente, ragazzi, allora. Il dripperino l'abbiamo fatto, il ratto è piaciuto, il Sancho ha detto che va bene, abbiamo detto che prossimamente vedremo delle recensioni della Madonna e niente, ringraziamo nuovamente ancora tutti quelli che ci hanno salutato. Ringraziamo tanti ringraziamenti al Santone e a Danielino che hanno accettato di provare le nostre coil e gli sono piaciute. Ringraziamo Ivan Zeta perché come sempre è simpaticissimo, utilissimo e ci ha fatto piacere incontrarlo al Vapitaly. Ci scusiamo con Zio Svapo e DJ Pack perché per stare dietro a lui in pratica purtroppo per stare dietro a lui in pratica i banchi della io è impossibile per non so o andavamo allo stand, o quindi. Andavamo a trovare il Sancho, se no c'era da stare dietro a sto qua che l'uomo del liquido figo bella ma e niente la cosa è andata così dunque scusa zio scusa DJ Pack abbiamo pensato che le faremo tutte le fiere ecco. Ratotti ha deciso che d'ora in poi le fiere le faremo tutte Emilia retinerante è così ragazzi è così l'abbiamo dovuto stordire per portarlo no, ci credo. Cioè, erano le 5:30 e lui era ancora così c'era mezz'ora di era ancora così c'era nel pieno il clou figa ancora nel ciclo svapo birra accesso sarebbe andato avanti dei mesi una cosa schifosa va bene ragazzi, salutiamo e ringraziamo nuovamente tutti, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, spolliciate e guardate che faccio. Ragazzi, ciao a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.